Solo un grande Pazzini aveva sbarrato la strada al Diegaro nel big match di domenica scorsa in casa della capolista savignanese. Un KO che i rossoblù volevano cancellare in fretta nella sfida casalinga contro la Ferriccione, che a sua volta era reduce dalla beffarda sconfitta contro il Corticella, inaugurata dal sigillo di Indelicato. È una Ferriccione che ancora una volta riesce a passare in vantaggio e lo fa al decimo minuto sulla corner di Righetti. C'è la deviazione vincente da parte di Sottile. È il gol che spezza in qualche maniera l'equilibrio, un equilibrio che il Diegaro non riuscirà più a ristabilire, nonostante, come vediamo, al 17° l'occasione con Babbini e la risposta di Mignani. Andiamo al 20° minuto, l'opportunità in contropiede per Passarino e il salvataggio di Foiera, che mantiene così in linea di galleggiamento il Diegaro. Ma andiamo al 33° minuto, ancora la Ferriccione a fare la partita e ad avere una grandissima chance con un altro gol mancato da parte di Indelicato, ma ancora una volta decisivo Foiera, così come abbiamo visto precedentemente. Andiamo al 39°, l'opportunità sotto misura con il colpo di testa di Fiori, la risposta questa volta è di Mignani. Si va al riposo con il Diegaro che sta soccombendo di una rete contro la Ferriccione, operazione di controllo della rete anche prima dell'inizio di una ripresa in cui però si scatena la Ferriccione. Il pallone che resta vivo sul fondo del campo, cross al centro ed è un gioco da ragazzi per Passarino, infilare ancora la porta di Foiera e salire così in doppia cifra alla voce gol realizzati in questo campionato. Un gol che taglia sostanzialmente le gambe al Diegaro, che resta ancora in bambola. Successivamente al 13° minuto lo scambio tra Passarino e Serafini. È suo il gol del 3-0 che chiude il match, anche se il Diegaro prova a riaprirlo con una prodezza autentica di Tony Rodriguez, destro secco, e match che sembra riaprirsi al 20° minuto, ma diciamo sembra perché da lì in avanti il Diegaro non riesce a produrre granché in attacco, anzi inizia a combinare un pasticcio anche in difesa, disimpegno macchinoso. Alla fine c'è la palla persa da parte di Ferrari, il recupero di Indelicato che scarica per Cangini, salta l'uomo, batte anche il portiere Foiera, trova la rete del 4-1 con cui la Ferriccione sbanca il campo del Diegaro e riesce così a rilanciarsi in classifica dopo un periodo di appannamento. Per il Diegaro invece arriva la seconda sconfitta consecutiva.